1. Una domenica all'insegna dello sport e della socialità. L'Oxain porta in Sicilia la medaglia d'oro olimpica Luigi Busà per uno stage di karate kumite. Numerosissimi partecipanti che non hanno voluto perdere una così importante occasione: allenarsi con il primo campione olimpico di karate della storia. La perfetta macchina organizzativa dell'Oxain ha consentito ai karateka di allenarsi secondo tutte le misure anti-Covid ancora vigenti, merito della professionalità dei vertici Oxain rappresentati dal presidente regionale Raffaele Marcoccio. La presenza di queste persone, degli atleti, dei tecnici che sono alle mie spalle e che stanno facendo questo stage condotto ottimamente dalla medaglia d'oro Busà, permette di tornare come eravamo prima di un brutto periodo che abbiamo passato e che speriamo sia definitivo. Coordinati dai maestri Salvo e Franco Filippello, gli allenamenti si sono svolti dividendo in categorie gli oltre 200 atleti partecipanti. Una scarica di energia e adrenalina ha investito i karateka, che hanno potuto godere di tutta la grinta che caratterizza Luigi Busà. Una grande determinazione che dalla Sicilia lo ha portato a calcare il tatami più importante, quello olimpico. Spero che sia anche un punto di ripartenza per tutto lo sport, per il nostro sport di karate. E oggi con i bambini è stato veramente emozionante, è bello vedere i loro occhi sognanti, come lo ero io, sono riesco a trasmettere qualcosa anche a loro. Grazie ai genitori e agli accompagnatori che sono qui a sacrificarsi la domenica, però sicuramente grazie a voi.